Ciao a tutti amici di Fotoattualità Cesni, siamo qui oggi per presentare insieme questa mirrorless, la Canon EOS M50, una mirrorless adatta sia a principianti che a professionisti. Infatti, come vedremo, all'interno racchiude qualità davvero alte. Andiamo a vedere quindi queste funzionalità nel dettaglio. Eccoci quindi a vedere da vicino questa M50, vediamo che è venduta in kit con il 1545 ISSTM, 24.1 sono i milioni di pixel, Dual Pixel AF invece è il nuovo sistema di autofocus che Canon ha adottato. Ecco come si presenta la macchina esternamente, vediamo che hanno curato molto il design di questa macchina e anche l'ergonomia, quindi è davvero comoda da tenere in mano e davvero ben bilanciata. Ai lati troviamo l'ingresso HDMI e l'ingresso del microfono esterno. Vediamo che il display è orientabile, quindi possiamo aprirlo e richiuderlo quando non lo utilizziamo. Con questo obiettivo possiamo fare davvero tanti tipi di fotografie, dai paesaggi ai ritratti, con splendide sfocature dello sfondo. Passiamo quindi a vedere qualche impostazione di questa fotocamera. Iniziamo appunto dall'image quality. Questa mirrorless è la prima che adotta un sistema RAW CR3 a 14 bit. Oltre a questo formato RAW abbiamo il formato RAW C, quindi un RAW compresso, che occuperà circa il 30 o il 40% in meno di spazio sulla scheda. Ad eccezione del 4K, che questa mirrorless fa a 25 fps, tutti gli altri formati video sono stabilizzati elettronicamente dalla fotocamera. In più, se montiamo obiettivi Dynamic ES come questo in kit, la stabilizzazione verrà aggiunta a quella dell'obiettivo, quindi andranno a lavorare contemporaneamente. Nei filmati Full HD inoltre abbiamo la funzione Dual Pixel CMOS AF che darà davvero una mano nella messa a fuoco nei video. Attivando la funzione High Frame Rate avremo un video di addirittura 100 fps però una qualità di 1280x720. Ruotando il selettore della modalità di scatto avremo un'anteprima della funzione che si andrà ad utilizzare. Questa funzione è utile per i principianti per prendere dimestichezza con i modi di scatto della macchina. Come potete vedere il display è touchscreen, quindi possiamo andare a scegliere l'area di messa a fuoco semplicemente spostando con il dito il rettangolo che ci apparirà quando cliccheremo. Grazie alla tecnologia Dual Pixel CMOS AF, questa fotocamera garantisce una messa a fuoco automatica estremamente veloce, precisa e accurata, e uno scatto continuo fino a 10 fps. Questa funzione può contare su una rapida messa a fuoco, sia sulla massima qualità dell'immagine durante gli scatti, e anche nella ripresa dei filmati fino al formato Full HD questa funzione è disponibile. Dual Pixel CMOS AF torna utile anche quando si scattano fotografie in modalità Live View. L'autofocus rapido è infatti simile a quello disponibile quando si utilizza il mirino. La fotocamera, essendo una mirrorless, è compatibile con l'intera gamma degli obiettivi Canon EFM. Acquistando poi l'accessorio EF, possiamo montare su questa mirrorless tutto il parco ottiche Canon anche EFS, quindi ottiche destinate a fotocamere reflex. Questa fotocamera è al passo con i tempi anche per quanto riguarda l'aspetto connettività. Infatti, grazie alla presenza di moduli Wi-Fi, GPS, NFC e Bluetooth, possiamo trasferire rapidamente i file ai dispositivi mobili Android e anche iOS. È anche garantita la compatibilità con la Connect Station CS100, la quale permette il rapido trasferimento di foto e video anche al TV. Alla fine di questa recensione possiamo dire che questa mirrorless è davvero una mirrorless compatta e facile da utilizzare. È molto comoda da tenere in mano, vediamo anche che le plastiche sono di buona fattura, quindi resistenti. Potete trovare questa mirrorless sul nostro shop online al prezzo di 730 euro e fino al 22 agosto abbiamo un cashback di 50 euro. Inoltre, registrando la macchina sul sito Canon Pass, potremo usufruire di 50 GB che Canon ci darà come cloud per caricare le nostre foto. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.